Buonasera, benvenuti a tutti. Sono... Namaste e grazie. Buonasera Buonasera Renza. Samantha, ciao. Grazie di essere qua. Questa sera è un impegno incredibile che ci siamo presi tutti di portarvi un argomento importantissimo con una veste nuova. Ormai siamo alle soglie della medicina quantistica, ormai la medicina materica indubbiamente necessaria, probabilmente anche nelle fasi di emergenza ci salva anche la vita, però noi siamo qua per integrare un nuovo aspetto di quello che è proprio la presa di coscienza di chi siamo e soprattutto come dobbiamo curarci e stare bene. Quindi lo scopo non è quello di andare contro la medicina ordinaria, ma quella di integrarci laddove lo scopo principe è proprio quello di stare bene. Chi sta bene è anche felice. Allora, questo è il primo incontro per un evento che ci sarà il 18 novembre, Villa Reale a Monza, con Renza Gianni, la sottoscritta e la maestra di pianoforte Claudia Pelucchi. Il titolo è accattivante. Dimmi che inestetismo hai e ti dirò in che energia sei. Allora, partiamo un po' dalla lettera A. Quindi Renza, concedimi di non essere galante nel darti la parola in quanto dama, ma Certo. con Gianni per cercare di capire, Gianni, cosa c'entra la quantistica, l'energia e il benessere? Perché non c'è differenza. Essendo tutto energia, e quindi la materia in verità è un aspetto dell'energia, come diceva, è un'energia talmente bassa che anche i nostri sensi fisici la percepiscono. Ma valgono le leggi dell'energia. Le leggi dell'energia cosa ci dicono? Che noi andiamo bene quando siamo in risonanza. Cioè la risonanza è quando due frequenze sono uguali e noi andiamo naturalmente in risonanza con tutto ciò che è naturale. E naturale cosa vuol dire? Vuol dire quello che segue come fatto il campo quantico di infinito amore e intelligenza. E lui come è fatto? È fatto secondo quelli che gli antichi chiamavano la geometria sacra, che sono poi i solidi platonici, e secondo quella che è la sezione aurea, che deriva poi dalla lunghezza di Planck, che è la lunghezza più piccola che il nostro universo fa, e su cui poi viene quantizzato tutto l'universo. Allora è un disegno energetico, geometrico, organico, che ha tutta la sua risonanza. E la bellezza cos'è? La bellezza ne abbiamo due: una bellezza soggettiva, che è quella che deriva dalla nostra educazione, da quello che sono i gusti, ma che varia nel tempo. Poi c'è una bellezza oggettiva che deriva proprio da come è fatto il campo quantico e come siamo fatti noi. Tutto quello che segue le leggi naturali e quindi la geometria sacra lo troveremo bello. Non solo, facendo un passo in più, poiché noi viviamo in un universo olografico, olografico vuol dire che in ogni punto c'è tutto, ne deriva che, come fa Renza, che fa la riflessologia, giustamente lei sotto il piede o in un inestetismo ritrova tutto. Quindi è un unico disegno globale, che va visto nel suo insieme. Se io cominciassi a spezzettare, non ne vengo fuori. Ma nel momento che io vedo l'insieme dell'universo, perché l'universo è uno e non è spezzettabile, cominciamo a capire i grandi disegni che ci sono dietro, che poi sono quelli che gli antichi hanno sempre detto, e che noi oggi con la scienza stiamo riscoprendo, ma come dico, non ci possono essere due verità, una scientifica e una spirituale. Quando siamo sulla giusta comprensione, dicono le stesse cose con linguaggi diversi. Certo. Allora, Renza, è la prima volta che appari su un media web, quindi su un canale a un grande pubblico, ce lo auguriamo. Presentati, chi è Renza e di che cosa si occupa? Allora, Renza è un estetista. Tanti anni fa è partita
se vogliamo definirlo un ideale, quello di trovare la bellezza e di capire perché un corpo si abbruttiva e con tutta la mia energia io volevo sconfiggere quelli che erano gli estetismi, perché mi domandavo come mai chi ha la cellulite e chi no, perché ci sono le rughe precoci e chi no. E di lì è cominciato un viaggio che ha aperto le porte con l'incontro con la riflessologia plantare. E di lì ho iniziato a capire che esiste una bellezza fuori, ma che esiste una bellezza dentro, che rende un individuo unico e ripetibile. E è iniziato il viaggio alla scoperta della macchina corpo. Perché quando io lavoro su un corpo, lavoro sulla materia di quel corpo. Perché col cammino, in cammino si dice, se mi dovrei definire ora cosa è l'arenza, un meccanico che ripara una macchina meravigliosa che si chiama corpo umano. Sì. Una cosa bellissima, perché purtroppo ogni macchina umana è unica e ripetibile, sicché un meccanico deve stare molto attento per entrare in vibrazione con l'energia di quella macchina, che di nuovo è unica e ripetibile. Io faccio questo, cerco di aggiustare la macchina e ho capito che i primi problemi nascono fondamentalmente il corpo e la macchina parla con l'inestetismo, con l'imbruttimento del nostro corpo. È il primo messaggio che manda. E quando tu sei davanti a un essere umano, con l'inestetismo ti soffermi un attimo e capisci che l'inestetismo è il primo messaggio che l'anima ti manda per dirti che tu non stai facendo la tua strada, che hai smesso di essere per diventare come altri ci hanno voluto. Sì, è vero questo. Io lo dico sempre, mi sono sempre occupata di angeli, arcangeli, schiere celesti e loro sono bellissimi. Nell'iconografia classica vengono raffigurati con delle magnificenze estetiche che sono difficili. Ma senti, Renza, cos'è la riflessologia? Io so, ma banalmente, che sotto il piede abbiamo tutto il nostro corpo. Allora, Cosa significa? spiegare la riflessologia ci vorrebbe delle ore, però in tre parole la riflessoterapia, i nostri piedi sono collegati con un'area nel nostro cervello che è un'area importantissima che ha solo l'essere umano, perché l'essere umano è la punta di diamante della creazione, a immagine e somiglianza di Dio. I piedi sono collegati con quella parte del cervello lì, sta vicino alla ghiandola pineale e è il pensiero creativo che rende ogni individuo unico e ripetibile. Lì dentro c'è il libero arbitrio e fondamentalmente i piedi sono strettamente rilegati con quell'area lì. Quando ci siamo alzati in piedi tantissimi anni fa, l'uomo è stato chiamato erectus e è nato e quell'erectus lì l'ha collegato con un'antenna. Noi esseri umani stiamo in piedi e siamo collegati con un'antenna che è la grande energia universale. Bene, e quell'area lì si collegherà col tubo neurale nella formazione fetale e attraverso il nervo sciatico porterà tutti i messaggi del nostro cervello, dell'energia nervosa, sopra la pianta del piede. Il solito tubo neurale davanti, perché il tubo neurale formerà la colonna vertebrale, ma anche l'asso a boccano, e lì attraverso il nervo crurale si potranno leggere tutti i messaggi dei nostri organi sotto la pianta del piede. Cos'è la riflessologia? È prevenzione.
I piedi parlano prima che sul corpo si instauri una malattia. Oh, che meraviglia questa cosa. Ma senti, io ho tante mie amiche, noi donne ci facciamo i crucci per quanto riguarda gli aspetti estetici. Allora, io dico questo, fondamentalmente me ne fotto. Però, ad esempio, io rido quando vedo la cellulite, dico, ah, se non avessi la cellulite non sarei una donna e la butto sul ridere. Però ovviamente sono sempre situazioni circoscritte, capisco che può essere un sintomo di qualcos'altro. Allora, entriamo, visto che tu sei una curandera dei tempi moderni, perché io Grazie, penso che dell'affermazione. sono dei catalizzatori, quello che un tempo erano quei luoghi deputati alle donne un po' sciamane, un po' streghe, dove curavano ogni aspetto e la bellezza era fondamentale perché, come dicevi tu, è la nostra, è il nostro dipinto, come noi ci esponiamo È al lo mondo. specchio della nostra anima. Quando noi ci imbruttiamo è perché anche dentro ci sono delle emozioni che noi non riusciamo a far vibrare dentro di noi e le blocchiamo. È di lì che nascono tutti gli inestetismi. Si può dire un inestetismo è un'emozione bloccata. E se tu ti devo spiegare la cellulite, cos'è la cellulite? Un'infiammazione ormonale. E io nel tempo ho scoperto che la cellulite purtroppo nasce quando noi ci togliamo un po' di dignità, quando noi teniamo il coraggio dentro invece di buttarlo fuori. E il corpo comunica attraverso la cellulite che noi donne non ci rispettiamo. Ok, Pensa. è il primo messaggio, perché non è vero, io in questi anni ci ho studiato, sì, è vero, è un'infiammazione, giusto, ormonale, la cellulite, che nasce fin da ragazzine, inizia di lì la cellulite, fin da ragazzine, poi col tempo, se io non mi rispetto, piano piano deforma il mio corpo, no? E deforma il mio corpo e io alle persone che vengono da me, gli dico: andiamo a vedere come mai c'è la cellulite. Perché se no io ti posso aiutare con tutta me stessa, con qualunque macchinario, ma se non si va dentro e si capisce perché mi viene la cellulite, tutto dentro, niente fuori, eh? E cosa succede? Io sto bene per un periodo e poi ci ricasco. E la cellulite ritorna. E allora, giusto, io sono una riflessologa, la cellulite viene prodotta dal fegato, sì, nel fegato c'è la dignità e la mancanza di rispetto di noi stessi, nasce dal fegato, è logico, io come riflessologa andrò a lavorare le vertebre collegate al fegato, i punti riflessi sotto il piede, ok? Però fondamentalmente gli inestetismi nascono quando un'emozione io non la lascio vibrare. Non la lasci andare. E Andiamo. allora qui ritorno, non la lascio libera. Infatti noi donne siamo spesso nell'iconografia, nelle poesie, nelle musiche paragonate a delle farfalle. Se la donna non ha questa capacità di fare, di esporsi nella sua, danzare nella sua bellezza e rimane brutto, è un guaio per se stessa. È veramente un guaio. Senti Bene, Gianni, sai Samantha, hai parlato di farfalle. Sai cosa dico tante volte alle persone che si rivolgono da me da tanti anni? Perché il mio lavoro per me è diventata una passione enorme. Gianni lo sa, ci siamo conosciuti da un po' di anni fa, insieme abbiamo fatto delle cose. Pensa che attraverso l'ingegner Vota che lui si rivolge a me dicendo: spiegami bene, perché se capisco io che sono un ingegnere, capiscono tutti. Lui si è sempre rivolto a me con questa, e infatti da lui poi si spiegherà perché è un lungo discorso, e da lui è nata l'idea di andare a cercare il positivo. Noi siamo duali.
su tutto. E da lui è nata l'idea di andare, io ci ho lavorato un po', ci ho sperimentato sul corpo, di andare a cercare l'emozione positiva che noi avremo nel midollo spinale e ci darà la nota caratteriale. E l'emozione negativa che prende sede nel grosso intestino, nel secondo cervello, che deve essere buttata fuori e ci darà fondamentalmente la forza di volontà. E è nato questo bel connubio. Siccome hai parlato di farfalle, sai come dico tante volte alle persone che vengono da me? Noi tutti siamo farfalle legate a una catena. Vedi, vedi. Siccome te l'hai detto, io tante volte dico, tu sei una farfalla legata a una catena che non riesce a spiccare il volo. È vero, è vero. E allora ritorniamo a Gianni. Gianni è un periodo che, lo sai, la mia passione, lo sai benissimo, per le frequenze. Adesso io invece userò la parola pulsazione, ad esempio nella Kabbalah, le sefirot le varie sefirot che combinano la Kabbalah vanno a pulsare più che questa frequenza. Questa pulsazione ricorda molto la pulsazione del nostro cuore. Cosa ci racconti, Gianni, di questa frequenza cardiaca? Come dicono nell'antica medicina cinese, il cuore è l'imperatore. Quindi è quello che governa tutto, è la suprema autorità. Il cuore, da un punto di vista, genera un campo elettromagnetico che va da molto lontano. Questo campo elettromagnetico ci circonda e ci protegge. Non è una novità, gli antichi lo chiamavano l'aura. Quindi l'aura è quella che nasce dal cuore a forma toroidale, non a caso, e noi nel cuore esprimiamo tutto, i pensieri, le emozioni, i sentimenti passano nel cuore e dal cuore vengono trasmessi fuori attraverso questo campo. C'è una cosa molto importante, stante che il cuore è l'imperatore, quindi tutti gli altri dipendono da lui e sono sotto di lui. C'è una connessione cuore-cervello che viene chiamata coherence e che si misura. Si misura con strumenti di biofeedback. Ora, questa connessione cuore-cervello ci dice quanto stiamo bene e quanto tutti i nostri sistemi sono in armonia tra di loro. Si misura con un biofeedback ed è molto interessante. Io consiglio quello di EarthMath. EarthMath è un centro di ricerca scientifico americano molto famoso, fatto da matematici, fisici. Biofeedback ce ne sono diversi nell'ambito della psicologia cognitiva e dello sport, poi sono usatissimi. Quello di EarthMath è proprio economico, si collega a un PC o a un cellulare e ci dice real time com'è questa connessione cuore-cervello. Quando questa connessione è buona, a schermo si vede un'onda molto regolare, molto sinusoidale, che dipende dal ritmo cardiaco. Quando invece questa connessione non è buona, c'è una cosa molto frastagliata. Cos'è che fa sì che la connessione cuore-cervello vada bene? Va quando noi siamo, guarda caso, in energie di amore, gioia, gratitudine. A quel punto tutto il nostro sistema va naturalmente in armonia, sta bene e noi stiamo bene. Quando siamo in energie di paura, sensi di colpa, rabbie, rancori, gelosie, si misura che la forma è molto frastagliata e vuol dire che i nostri organi, i nostri sistemi non stanno bene. Quindi la scienza dimostra, dice quello che da sempre si è saputo, non sono novità. Non solo, c'è Penrose e Amarov. Roger Penrose ha preso il premio Nobel per la fisica nel 2020. Amarov è un anestesista di Tucson, che loro hanno sviluppato tutto un modello di co quantum consciousness, di consapevolezza quantistica. È molto interessante.
Comunque, cosa ti dicono? Ti dicono che quando tu sei, diciamo, nella mente razionale, sei tranquillo, usi 20.000 neuroni a capire, impieghi 25 millisecondi. Man mano che tu vai verso rabbia, emozioni negative, usi sempre meno neuroni, anche se loro parlano giustamente di microtubuli, questo è un altro tema, e fino ad arrivare a usare 1.000 neuroni, a quel punto sei 20 volte più lento in tutto e impieghi 500 millisecondi a capire. Quando è che il nostro sistema, per come è fatto quindi, mette proprio il turbo? Mette il turbo quando stiamo in emozioni di amore in stato, come lo dicono, meditativo, cioè siamo nel superconscio, siamo in ipnosi spirituale. A quel punto il nostro cervello usa fino a 40.000 neuroni e noi capiamo in metà tempo, 13 millisecondi. Quindi, se vuoi avere la massima fatica col minimo dei risultati, arrabbiati, stressati, competi, stai nelle paure, nei sensi di colpa. Se vuoi invece il massimo dei risultati col minimo di fatica, sta in stato meditativo, cioè in amore, gioia e gratitudine. Gli antichi l'hanno sempre detto, oggi la scienza non fa altro che misurarlo e confermarlo. Sì, ma lo sappiamo che c'è un fil rouge tra l'antica spiritualità e ormai la medicina quantistica, perché è l'aspetto della scienza più evoluto. Si sente parlare di fisica quantistica, ma ormai siamo alla medicina del quantum. Torno a te, Renza. In una telefonata che ci siamo fatti in sede privata, abbiamo scoperto tante cose in comune, tra le quali un amore per gli esseni. La loro conoscenza era egizia, la della vera civiltà, e a loro volta era una conoscenza atlantidea. Probabilmente questi atlantidei avevano ricevuto dagli dèi dei doni, la matematica, l'astronomia, la fisica e anche come curare il corpo. Per loro era molto importante le frequenze, quindi l'uso del suono, proprio per andare a riarmonizzare noi visti come una cassa di risonanza, un insieme di suoni, laddove c'è un suono distonico, c'è la malattia e quindi con un diapason io vado a riarmonizzare, ad esempio, una distonia nel fegato. Per gli esseni, io sto leggendo un libro molto bello, La Cabala agli esseni, scusate, la Cabala, di un rabbino del 1830 che quindi non si erano ancora aperti i rotoli di cura, quelli famosi del Mar Morto, dove in questo testo una delle cose che viene riguardante la medicina e la pratica della cura del corpo c'era la pulizia dell'intestino. Mi piacerebbe che tu parlassi un attimo di cosa sono gli esseni e perché avevano questa fissazione continua di una pulizia sia attraverso i suoni che loro emettevano e anche una pulizia del corpo attraverso degli strumenti esterni, quindi a me viene in mente l'acqua e l'olio, perché in quel tempo, in quella Palestina di quel tempo lì, questi erano gli elementi principali. Prego, Renza. Allora, io ho scoperto nel mio viaggio il dottor Calligaris, Giuseppe Calligaris, e insieme a lui sono andata proprio perché sono una curiosa a vedere perché si ripeteva nella mia mente delle frasi, no? Vengono e si ripetono. La mente sana, il corpo sano. Prima uomo conosci te stesso, poi potrai conoscere gli altri uomini. Quando conosci te stesso e gli altri uomini, l'universo non avrà più segreti per te. E da queste piccole informazioni sono andata alla ricerca e ho scoperto il medico Sèno, i medici scalzi che vivevano a Qur'an, nella città della luce, dove i grandi maestri, fin da bambini, Gesù 12 anni, ok, andavano a imparare a conoscere l'essenza. E si parla di miracoli, no? Loro, sai, che con le mani, con l'imposizione delle mani e riuscivano a fare miracoli. E
il medico esseno nell'antichità ti insegnava a conoscere molto bene il collegamento tra la mente e il corpo, il collegamento tra il corpo e l'universo, no? In ogni piccola parte, in ogni piccola cellula, questa è la base della riflessologia, in ogni piccola cellula c'è rappresentato il tutto. Ogni piccola cellula del nostro corpo sa tutto di noi. Ecco perché quando io torno al discorso di Gianni e quello che praticavano i medici esseni, l'amore universale, ecco perché se io sono nell'amore universale, le mie cellule stanno bene. Quando io sono nei sentimenti secondari negativi, le mie cellule si ammalano perché fondamentalmente noi siamo fatti per il 78% d'acqua e l'acqua risuona. Ok? Si dice che tu butti un piccolo sassolino in un lago, tutto il lago risente della vibrazione di quel sassolino. Noi siamo così. Noi siamo così. E di lì ho imparato fondamentalmente che l'essere umano non si cura, no, l'essere umano dovrebbe fare prevenzione. Perché quando siamo i medici esseni, Samantha, ho letto un po' di libri, curavano così. Loro dovevano curare, non curare l'essere umano, dovevano prevenire. Guardare l'essere umano nella tua interezza e prevenire. Se c'era l'organo fegato perdeva energia, loro dovevano ristabilire quell'energia nel fegato. Quando il fegato si ammalava, non venivano più pagati perché avevano perso, non avevano sconfitto, la malattia era arrivata. E di lì, infatti, ultimamente sono stata proprio a Curan e mi sono soffermata un attimino, rioletto un pochino tutta la storia, anche se e ti posso dire, i medici esseni venivano chiamati medici scalzi. Erano quelli che curavano il corpo, ma prima di tutto l'anima. Prima. Gesù. E ad esempio, questo intestino che tu hai Sì? detto, io Allora, ho sì? trovato tanti macro Ah, problemi delle donne. allora, Samantha, ti do una spiegazione che io mi sono fatta spiegare e di una parabola di Gesù per parlare dell'intestino, che lui a un certo punto dice: niente di quello che entra nella bocca dell'uomo può nuocere all'uomo se l'uomo è sano. È quello che esce dalla bocca che va a intossicare l'uomo. L'intestino, pensa che bello, è collegato con l'asse bocca-ano. Dalla bocca è una cosa importante, entra il cibo che va a nutrire tutto il nostro corpo e esce dalla parete anale. Ma c'è Certo. lo stesso percorso, l'intestino, cinque segmenti intestinali sono strettamente collegati alle nostre emozioni e l'asse a bocca-ano funziona anche, ecco l'intestino, l'importanza di buttare fuori, funziona anche all'incontrario. Io dalla bocca entra il cibo, dalla bocca in vibrazione escono le mie emozioni con la parola. La parola, Gianni ha parlato del cuore, la parola è strettamente rilegata al nostro cuore e il nostro cuore sta bene quando noi diciamo la verità, prima di tutto a noi stessi. L'intestino col microbiota sopra, che è fondamentalmente pieno di virus e di batteri da mangiare alle nostre difese immunitarie, è il secondo cervello che tiene in equilibrio la mente con il corpo. E quando il nostro intestino non sta bene, infatti ne parliamo tutti, è perché anche nella mia mente c'è qualcosa che non va, Samantha. Certo. Senti Renza, ne approfitto un attimo a te, poi torno su a Gianni. E per quanto riguarda la pelle, sai,
donne che all'improvviso, al di là della fase adolescenziale, dove lì c'è una trasformazione, no? Questo bruco sta diventando farfalla e quindi lascia un po' la sua carcassa. Ma quando noi donne, magari in età un po' più age, iniziamo ad avere problemi di pelle, questi rossori, io vedo tantissime donne con queste escrescenze antipatiche, insomma in età un po' più non adolescenziale. Perché? Perché c'è una pelle che sta... Stai parlando del viso, Samantha? Perché il viso ha una corrispondenza, l'inestetismo sul viso e sul corpo ne ha un'altra. Perché succede questa cosa? Perché la nostra pelle nasce con l'ettoderma insieme al sistema nervoso. Ok, nascono insieme. La pelle è l'organo di confine dove i miei organi parlano. È la carta assorbente, ormai si sa, lo dicono tutti, dove tu, quando ci sono delle macchie, quando c'è un problema è perché c'è un problema anche a livello emotivo e mentale. La pelle è collegata con i nostri polmoni e l'emozione che vive nei polmoni è la libertà. E ecco che la nostra pelle, qualunque cosa gli succede, è rilegata alla mancanza di ossigeno. Vuol dire che noi non respiriamo liberi, che noi il respiro lo soffermiamo dentro di noi perché prima di agire pensiamo. E questo, tanti inestetismi sul viso sono rilegati a questo. Rilegati a questo è una cosa, Samantha. Quando noi ci guardiamo nello specchio, dovremmo guardarci e dire: ti voglio bene. Quando invece ci guardiamo nello specchio, e normalmente tutti noi donne, specialmente se abbiamo degli inestetismi e gli diciamo fai schifo, e questo pensiero va a imbruttirci ancora di più. Certo. Sono spiegata? Gianni, spiegamelo anche tu dal punto di vista quantistico, perché questa cosa è vera più che mai. Cioè, ogni tanto io e te parliamo di quanto l'anima impasti la materia e sia quando tu dici che vu vuoi vedere com'è la tua anima, guardati allo specchio. Perché ultimamente ci sono persone che si sono fortemente imbruttite, al di là dei canoni di armonia, di proporzione, dei soliti canoni, di quella famosa sezione aurea che tu citi sempre. Perché soprattutto nelle città, ora non me ne vogliate, però spesso vado a Milano e quando sono in metropolitana vedo delle persone, al di là dell'abbruttimento della chirurgia estetica portata agli estremi, che lì si diventa una qualcosa di grottesco, non bello, ma si diventa grotteschi. C'è proprio un imbruttimento generale, forse anche da queste espressioni sempre così triste e cupe. Gianni, dammi un tuo pensiero. Diciamo che lo vedo spesso nel mio lavoro di spiritual quantum coach. Tra l'altro, parlando della. C'è una storia che racconto, parlando delle donne che non si vedono belle. Ricordo sempre che una delle mie primissime coachee, più di 15 anni fa, che è venuta da me, era finalista di Miss Europa allora, e cosa è venuta a lavorarsi? Che era brutta. Allora ho detto. Mi sa che sul femminile c'è parecchio da fare. E questo, come diceva Renza, o diceva che tu, è un concetto generalizzato. Lo vedo con le tante mie coachee. Lavorare il fatto che sono belle è dura. Perché da dove deriva tutto questo? Da condizionamenti subconsci. Il nostro subconscio è quel grande repositorio, quella grande fucina di informazioni che ci condizionano. Come diceva quel grande che era Jung, rendi cosciente l'inconscio, altrimenti sarà lui a guidare la tua vita e lo chiamerai destino. Ed è vero, perché l'inconscio è 500.000 volte più potente della mente conscia. Quindi se io nel mio subconscio ho che le donne devono essere modeste, la bellezza di una donna è fatta secondo un certo schema, quella parte lì prende il sopravvento e tu non sarai mai adeguato.
questo è il lavoro numero uno che si fa, è proprio andare a trovare le convinzioni subconsce e trasformarle. Da dove arrivano tutte queste convinzioni? Beh, nella mia esperienza arrivano sicuramente da tutta la nostra vita, dalla nascita, dal momento della nascita fino a oggi. Il nostro subconscio ricorda tutto. Poi potremmo specificare che non è dentro di noi, perché le informazioni sono in realtà nel campo quantico e il nostro cervello, con le sue strutture, è nient'altro che come la radio. Cioè non è che dentro la cantante nella radio c'è i circuiti che ti permettono di sentire. Così nel nostro cervello ci sono i circuiti che ci permettono di sintonizzarci su quelle informazioni. C'è tutto quello che abbiamo vissuto in utero, tutto quando eravamo in utero abbiamo vissuto tutto quello che nostra madre ha vissuto. Se nostra madre si sentiva inadeguata, incapace, aveva paura, e noi ce le portiamo dietro. Per via genetica, via epigenetica, ereditiamo non solo gli occhi e i capelli degli antenati, ma anche tutto il loro vissuto. So che si dice da 7 generazioni, nella mia esperienza torna pure a chiunque fosse da Adamo ed Eva e te lo porti dietro. Quindi la domanda è: quale cultura subconscia una donna si porta dietro? Beh, io ad esempio dico, lo vedo, cioè io dico ok, sono una donna giovane, moderna, indipendente, voglio avere la mia libertà, la mia indipendenza, mi diverto, faccio sesso, eccetera. Ma potrei già dire tua madre, ma tua nonna o la tua bisnonna, o cosa pensano di te? Quella roba è dentro, molto attiva, molto presente, e possono generare un forte conflitto subconscio, e questo conflitto poi, come dice Renza, si manifesta in estetismi o peggio anche in malattie come cisti ovariche, eccetera. Poi, per qualunque cosa sia, le nostre vite passate o parallele, come le vuoi vedere. Poi quello che deriva da dove vivi. Nascere e vivere in Italia ti crea condizionamenti diversi che se non tu fossi nato e cresciuto in Brasile. La cosa è talmente fisica che quando vai all'estero, come passi la dogana, senti un'energia diversa. Allora, cosa succede? Tutte queste informazioni sono nel subconscio, e se sono informazioni di piacere, di bellezza, di amore, di gioia e gratitudine, anche esteriormente noi sorridiamo e stiamo bene. Se sono informazioni invece di paura, di rabbia, di competizione, di stress, inevitabilmente quelle si manifestano sul nostro corpo per dircelo. Cioè il nostro corpo ci dice: guarda che dentro di te in questo momento c'è qualcosa che non va, vallo a mettere a posto. Più in generale è come funziona tutta la nostra vita, che poiché una delle grandi leggi è quella di risonanza, tutto ciò che ci accade nella vita è in risonanza con dinamiche subconsce. Quindi qualunque cosa ci succede fuori, in realtà è una spia, un messaggio che ci dice cosa dentro di noi abbiamo da mettere a posto. Quindi tutto ci riconduce a noi secondo le grandi leggi universali. Allora è chiaro che se uno, io vedo quando vado in montagna a camminare, cioè veramente ti rigeneri, perché cammini, muovi questo organismo meraviglioso che è il corpo, respiri aria pura, sei nel silenzio e nella quiete. Se tu cammini o sei dentro una metropolitana, quindi sottoterra, in un posto buio, pieno, dove ci sono inquinanti di ogni genere, elettromagnetico, chimico, eccetera, beh, è difficile poter proprio sentire il nostro corpo che dica ah, finalmente, che invece senti quando solchi le montagne, almeno per me. Senti Renza, vorrei lasciarci con questo primo incontro con il tuo concetto di bellezza, visto che tu lavori penso molto più con le donne che con gli uomini, e c'è questa passione, questa ricerca di questo modello folle, perché oggi percorrendo con la metropolitana che dice Gianni, quindi con tante donne, io le vedo tutte uguali, tutte fatte nello stesso modo,
nello stesso modo e lo trovo abominevole, perché quella non è bellezza, quella è grazie a te. Per te la bellezza. Cioè, se io ho un modello, faccio di tutto per arrivare a quel modello, però quel modello deve essere sano. Certo, allora se ti devo rispondere a questo, Samantha, io ho studiato, ho cercato di capire perché succedono queste cose, no? Perché uno si imbruttisce invece e si guarda nello specchio e non guarda tutto, guarda il particolare che lì non c'è più una ruga, senza rendersi conto che piano piano diventa fondamentalmente un mostro, perché il nostro viso, da cosa ci riconosciamo noi? Le persone da cosa ci riconoscono? Dal viso. E il Certo. viso ci dà l'essenza, l'unicità. Pensa che quando noi facciamo il butulino, o andiamo a incidere, perché Gianni ha parlato di antica medicina cinese. Sul viso ci sono dei punti importantissimi, che se vengono toccati in una maniera non buona, e poi il viso è collegato a 12 nervi craniali, a 156 muscoli che si muovono per farti, se io rido, rido con la bocca. E si vede anche negli occhi che sto ridendo, no? Se io, e quando facciamo queste cose si va a perdere la mimica facciale, che è la parte più importante di noi, strettamente collegata con il cuore. Cos'è la bellezza per me? La bellezza per me è sentirmi unica, non voler somigliare a nessuno e apprezzare il mio io e il mio corpo cercando di fare il meglio, di fare il meglio per farlo star bene. Perché se io sto bene dentro, sto bene anche fuori. Magari non sarò alta 1,80 m, però nel mio 1,55 m ci metto tutto il mio fascino. Questo per me è la bellezza. Bella questa parola, perché vedi, nessun chirurgo estetico può replicare il fascino. Il La fascino, bellezza per me è il fascino. certo, perché il fascino, nessun filtro di Instagram può, care signorine, recuperare il fascino, perché va oltre il confine, comunque oltre la tecnica. È lì che dovete andare a portare le vostre energie, nel fascino, non nel filtro. State attenti a usare questi filtri perché ingannate voi stesse. Io vorrei lasciarmi con Gianni. Gianni, cos'è la bellezza per te? La vera bellezza? Quando è che tu guardi qualcosa, qualcuno? Perché poi il concetto di bellezza è esteso a tutto ciò che è fuori di noi e dici: che bello, che bella. Quando? Bellezza, anche quella è un'espressione energetica. Pensiamo alle persone. Le persone sono belle quando quella è esattamente l'espressione interiore che hanno. Io dico sempre, se vuoi vedere la tua anima, guardati allo specchio, perché il nostro corpo fisico è la nostra anima nella materia, semplicemente. Tutto quello che noi viviamo si ripercuote sul nostro corpo. Quindi se siamo nella gioia, nella felicità, nella pace, nella serenità, saremo naturalmente belli, proprio perché andiamo, tra l'altro, tecnicamente, il nostro corpo diventa secondo la geometria sacra, quella che noi siamo. Come ho detto prima, che uno forse ormai quello che vuole. Man mano che noi ci scostiamo dalla pace, dalla gioia, dall'amore, andiamo verso le rabbie, verso i rancori, le paure, i sensi di colpa, tutto questo ci abbruttisce dentro e di riflesso ci abbruttisce fuori. Non c'è separazione tra dentro e fuori. Ed è esperienza di tutti. Quando incontri una persona che è veramente in amore e in pace, la senti bella, perché anche geometricamente rispecchia la geometria sacra e noi che siamo quello. Entriamo in risonanza in automatico. Quindi la bellezza è espressione del nostro benessere interiore.
Perfetto. Allora, io già siete stati fantastici. Questo è un primo capitolo di un grande libro che scriveremo insieme, perché come ho detto, ormai è tempo che la medicina quantistica, il concetto di bellezza si fondano insieme. Dobbiamo destrutturare il vecchio paradigma. Quindi, Renza, vuoi dire l'ultima parola prima di lasciarci per questo piccolo capitolo? L'ultima parola che voglio dire per me è una cosa importante, imparare ad amarci. È il miracolo più grosso che possiamo fare a noi stessi, quello di imparare ad amarci. Bello, bellissimo. Allora, Gianni, ripetiamo, ci vediamo con queste persone meravigliose, più la nostra maestra di pianoforte, perché ci farà sentire anche lì delle frequenze che riarmonizzeranno il nostro corpo, oltre la musicoterapia siamo, Claudia Pelucchi. Ci vediamo il 18 novembre, Villa Reale, dalle 14:30 più o meno le 19, con queste persone meravigliose. L'ingresso è gratuito. Il nostro sponsor sarà Ginoa 21. Per prendere posto, per prenotare, basta che voi mandate un SMS o un WhatsApp a 340 34 73 716, lo scriveremo anche qua sotto, scrivendo Mario Rossi 3 posti. Basta, semplice. L'ho voluta fare semplicissima, così questa volta non mi dite che è difficile, non ce la faccio qua. Ce la fanno tutti e vi aspetto con gioia. Un bacio. Grazie Renza, grazie. Namaste, grazie a voi. Grazie. Grazie. Infinitamente grazie. Grazie. Ciao.